Per cominciare, il saluto di Marilena Melchiorri, segretaria del PD di Zola Predosa. Buonasera, dove stai? Giusto un saluto veloce, visto che stasera abbiamo l'onore di avere qui il professor Maratin, che appunto ci darà la possibilità di approfondire, di forse di anche chiarire qualche dubbio che può venire dalla platea sulla legge di stabilità. Io direi che questa è una ottima occasione per approfondire un tema così importante, credo, per tutti, ma soprattutto per le istituzioni. Quindi io lascio subito la parola a Norma Bai, che ringrazio comunque per aver organizzato questa iniziativa insieme alla segreteria di zona, e buona serata a tutti. Grazie. Bene, grazie Marilena, di nuovo benvenuti a tutti. Io vi ringrazio perché questo è un venerdì sera innanzitutto e siamo qui a parlare di politica e di vita quotidiana, quindi non è scontato volere passare un venerdì sera qui a parlare di questi temi. Ringrazio innanzitutto i sindaci presenti, in particolare Stefano Fierini e Stefano Mazzetti, gli assessori che ci sono in sala, so che stanno arrivando un po' alla spicciolata, quindi per non fare figuracce non inizio a citare tutti, mi scuserete perché altrimenti sicuramente qualcuno dimentico. E ringrazio anche la segreteria di zona che insieme a me prova ad organizzare un po' queste iniziative. Voi sapete che il nostro obiettivo come zona, quindi come segreteria dei 5 comuni, è quella di dare non solo informazioni ma anche di formare le persone, nel senso che spesso si sentono critiche oppure elogi a provvedimenti del governo senza magari conoscerne nel merito i contenuti. Queste serate che noi organizziamo hanno proprio l'obiettivo di fornire delle informazioni, dopodiché ognuno di noi si fa un'idea. Ci ospita la Sala dell'Arengo, domani alle 11 ci sarà l'inaugurazione di una mostra di Miriam Prosperi, quindi colgo l'occasione per invitarvi in questo splendido comune che ha tante sfaccettature, una di queste è anche, diciamo, la cultura. In questo mese ci sono tanti temi caldi a livello nazionale, ne abbiamo visti tanti, abbiamo visto tanti stravolgimenti. Questa sera parleremo di legge di stabilità col professor Maratin, che adesso presenterò e che ringrazio perché nonostante i politici non facciano mai nulla, questa notte ha fatto le 3 a Palazzo Chigi e stasera è qui con noi dopo una giornata di lezione all'università, quindi un grazie veramente enorme per essere qui con noi. Tornando al tema di questa sera, leggendo i giornali in questi giorni avrete come mai visto che ci sono interessanti dati dell'Istat sulle performance economiche del nostro paese, ce ne parlerà meglio il professor Maratin, immagino, ma vedo anche, insomma, analisti che danno giudizi positivi, negativi rispetto a questi dati. Credo che la matematica, come qualcuno prima di me ha detto, non sia un'opinione, per cui vorrei cercare di capire insieme anche da dove vengono questi numeri e qual è il futuro che ci aspetta. Quali sono appunto le opportunità per le imprese e per i cittadini che sono contenute in questa legge di stabilità. Quindi non ruberei altro tempo, andrei nel merito dei contenuti e lascerei la parola al professor Maratin. Grazie a Luigi, grazie.